Focus. Dicevamo nei titoli, oggi facciamo un po' il punto sui tumori in Italia. La pandemia, ma anche il lungo periodo post-pandemico, hanno assestato un duro colpo al sistema degli screening, delle diagnosi dei tumori. Quella alla mammella oggi è al 43% e quella al colon retto oggi è al 27%, secondo i dati AIOM e AIRTUM. Allora, dottoressa Savastano, da noi in Italia quella degli screening, pur essendo in miglioramento, bisogna dirlo, non è ancora però diventata una cultura popolare. Seppure in miglioramento, siamo ancora indietro, insomma, rispetto a molti altri paesi europei. Secondo lei perché? Perché gli italiani noi li sottovalutiamo e perché abbiamo paura di scoprire che abbiamo qualcosa? O è anche la scarsa informazione e la scarsa pressione invece psicologica che in certi casi è necessaria? Sì, io non credo che sia questione di caratterialità o che siamo diversi dagli altri paesi europei o del mondo. Io credo che sia invece quello che lei diceva, la seconda opzione, cioè che ci sia una scarsa, diciamo, organizzazione, cioè nel senso che dovrebbe sì. essere più capillare, più omogenea e va anche seguito, cioè lo screening. La prima chiamata sì, al paziente certo. o alla paziente, se parliamo della mammella, deve essere seguita poi anche da un'ulteriore chiamata, ci vuole un feedback dopo l'esame che viene sì. fatto, quindi deve essere capillare sicuramente, e poi comunque l'informazione che io trovo molto frammentata, cioè sì. in alcuni momenti dell'anno magari ci sono le campagne e poi per tutto il resto dell'anno c'è silenzio sì. assordante. Ah, sì, ma anche le stesse, mo restiamo sulla prima domanda, anche le stesse campagne a cui lei faceva riferimento sono poi, come dire, male trasmesse, cioè, come dire, non vengono percepite bene dalla popolazione, insomma. Sì, l'informazione non è corretta. Non è corretta, esatto. Non c'è anche collegamento tra le campagne. Molte volte vediamo tante anche associazioni, tutte ovviamente lodevoli, meritevoli di consenso, che però non sono collegate tra di loro, o magari strutture che organizzano una campagna in una città diversa da quello in sì. cui operano, quindi pazienti che poi sono un po' costretti ad andare migrare, in altri centri, sì, quindi sì. questa è una frammentazione che sì. sicuramente non gioca a favore sì, dello sì, screening. Certo. E dunque, però, nonostante questi forti cali nelle diagnosi, come abbiamo detto, l'oncologia, la scienza dei tumori nel nostro paese, fa registrare progressi importanti, con migliaia di vite salvate. In 13 anni, ho letto, tra il 2007 e il 2019, sono state evitate, grazie alle terapie, grazie probabilmente alle diagnosi precoci, quasi 270.000 vite sono state salvate dalla morte oncologica. Ed il cancro è sempre, lo leggiamo, ma lo registriamo anche da quello che vediamo in giro, è sempre una malattia più curabile. Molti pazienti la superano, insomma, e tornano ad una vita, diciamo, fra virgolette, quasi normale, anche se ci sono casi in cui il tumore, una neoplasia, ritorna dopo 20 anni, insomma, ecco. In una classifica sua, personale, professionale, ecco, grazie a che cosa succede questo? La precocità della diagnosi, oppure farmaci sempre più perfezionati, quelli molecolari per esempio, mirati, insomma, l'arrivo di quelli che rafforzano le difese immunitarie, insomma, più che o quella la chemio, no? Quella che è orientata invece al contrario a distruggere le cellule cancerose come i chemioterapici. I due fattori sicuramente, la diagnosi precoce sì. e questo grazie un po' alla sensibilità anche delle persone. E torniamo allo screening. E torniamo allo screening, torniamo anche all'attenzione sì. per il proprio corpo, l'attenzione sì. ai sintomi. Ma diagnosi precoce, che anche questo grazie comunque alle tecnologie. Non dimentichiamo che oggi abbiamo delle apparecchiature di TAC, sì. PET, associazione di PET risonanza, che ci permettono di fare diagnosi di tumori millimetrici. Noi a volte veramente abbiamo anche l'angoscia, perché vengono rilevate delle lesioni talmente piccole che poi magari sono anche difficilmente tipizzabili. Che 10 anni fa era impossibile rilevare. Era impossibile sì. rilevare. Sì. Quindi questo sicuramente, quindi diagnosi che ti permette di scoprire un tumore in una fase iniziale, cosa che ti permette poi di affrontare un intervento chirurgico anche molto molto
molto limitato, cioè nella mammella oggi si fa un intervento molto ridotto rispetto alle mastectomie invasive e demolitive che si facevano in passato. E poi sicuramente il discorso della terapia, del miglioramento della terapia, oggi è una terapia estremamente personalizzata, cioè la biologia molecolare ci targettizza la malattia, per cui ci dice quel tumore esattamente quali mutazioni ha, e la gran parte di queste mutazioni oggi ha dei farmaci appropriati, quindi ecco, come il Covid, malattia, vaccino. Quello che sta dicendo mi spinge verso la terza mia osservazione, terza domanda, è che in un day hospital oncologico che è diretto da lei nell'azienda ospedaliera Ruggi, cosa si fa proprio precisamente? Quanti pazienti vengono curati ogni giorno, insomma, e prima della terapia, ecco, questo era il mio aggancio a quello che diceva lei prima, cosa studiate del paziente, cosa pesate, cosa pesa di più in un paziente e quindi di conseguenza cosa somministrate prevalentemente oggi? Il The Hospital è il cuore della parte oncologica, della terapia oncologica, e diciamo che al The Hospital arriva il paziente prima che è stato studiato, cioè il paziente accede in ambulatorio per una prima visita con un'eventuale documentazione che a volte può essere esaustiva, a volte meno, per cui se è necessario eseguire degli approfondimenti. Una volta che si ha la diagnosi precisa, noi abbiamo un briefing tutti i giorni con tutti i miei colleghi in cui discutiamo di tutti i casi clinici che sono stati visti in giornata, e si decide il tipo di terapia. Questa terapia, che molte volte è decisa su questi target che le dicevo, delle varie mutazioni, questa terapia ovviamente viene esposta al paziente, si dà un consenso informato, quindi il paziente ha la possibilità di chiedere di avere tutte le informazioni. Una volta che si è stabilito questo, poi il paziente avrà l'appuntamento in The Hospital, dove c'è la somministrazione vera e propria della chemioterapia, se non è possibile fare immunoterapia, della chemioimmunoterapia, perché oggi tanti vantaggi nella terapia li vediamo proprio perché c'è la possibilità di associare sia la chemio che l'immunoterapia, o farmaci biologici qualora appunto il tumore avesse questi target. E comunque voi del tumore poi sapete tutto, insomma, cioè adesso si analizza anche il tumore, il tipo, l'aggressività, è vero? Si analizza il tumore, quindi ci sono i due dati. Il DNA proprio del tumore, è vero? Ma diciamo sì, perché ci sono i due dati. Quello diciamo morfologico, cioè il patologo ci dice un adenocarcinoma del polmone, e poi ci dice tutte le varie mutazioni che ha questo, che aumentano sempre di più. Diciamo che rispetto anche forse all'anno scorso sono aumentate altre, abbiamo altre conoscenze e abbiamo altri farmaci. Ecco, che cos'è per esempio rispetto agli anni scorsi che per lei ha rappresentato una novità nella analisi e poi nella cura del tumore? Ma questo soprattutto, il fatto di poter avere questa carta d'identità precisa del tumore, e il fatto di aver avuto la possibilità, per esempio due mesi fa, un immunoterapico che era stato, aveva avuto la rimborsabilità, l'indicazione della rimborsabilità per alcuni tipi di tumore, si è visto efficace in altri tipi di tumore. Questo per un concetto che diciamo un po' era stato anche un po' ipotizzato anni prima anche per la chemioterapia, cioè di non combattere il tumore della mammella ma combattere la biologia, che può essere uguale nella mammella, cioè si fa un esame genetico proprio del tumore. Certo, si conosce, come dire, se quel tumore ha una mutazione, qualche cosa l'ha prodotto. Ma la cosa importante è questo, che oggi anche all'ospedale di Salerno abbiamo la possibilità di avere l'NGS, cioè questa possibilità proprio di sequenziare il gene e di vedere le alterazioni genetiche. Quello che non ancora è chiaro e vi sfugge, credo, è sono le mutazioni, è vero, delle cellule, perché il tumore è un nemico insidioso, è vero? È un nemico silente che poi a un certo punto si nasconde e muta.
Questa è, come dire, l'insidia maggiore, forse. Perché... Sì, è l'immunoterapia, ha i suoi vantaggi proprio per questo, strada, perché sì, va sì. un po' a svelare, sì. diciamo, il tumore, permette agli antigeni tumorali di essere visibili e poi di essere attaccati. Quindi questo è un po' il meccanismo, sì. detto così, con molta Si chiama, io l'ho letto, io lo, ripeto quello che leggo, sì. però lo leggo sempre con attenzione, la mutagenesi adattativa, cioè sì. il tumore è talmente carognesco che si adatta addirittura alle terapie e poi muta, cioè è, sembra avere un'anima, insomma, il tumore. È la lotta per la sopravvivenza, fanno i virus, anche lo fanno il le cellule sopravvivere. Tumorali, anche il tumore vuole sopravvivere. E quindi ecco, il Day Hospital, lei ha detto bene, è un po' il centro, il cuore che batte, è vero, che sì, pulsa. Sì, è il momento vero, nel diciamo, sistema della terapia. Poi sì. oggi devo dire che c'è un termine che io trovo forse anche un po' inappropriato, no? Oggi si parla molto di umanizzazione, cioè sì. io credo che l'umanizzazione dovrebbe essere così scontata, di non sottolineare. Però è chiaro che è la prima cosa a cui dovremmo, che dovremmo tenere presente, sì. perché non dimentichiamo l'angoscia del paziente, del familiare, che viene soprattutto le prime volte, perché poi diciamo che si crea nei vari day hospital, nel nostro day hospital si è creato un clima anche un po' anche di affetto, di solidarietà, di amicizia con noi, con gli infermieri, per cui abbiamo sì. questi locali molto belli, devo dire, messi a disposizione dalla nostra azienda, per cui ci sono questa serie di poltrone in circolo e si crea un po' questo clima, proprio anche i pazienti si solidarizzano tra di loro. Ecco, noi restiamo su questo segmento. Lei prima parlava di organizzazione, quella sì. che è alla base, vero, sì, della sanità sì, certo, in Italia. Certo. Leggevo l'altro giorno una notizia sulle reti oncologiche sì. italiane, dove noi siamo, Campania, siamo non tra quelle promosse, le regioni promosse sono 4 o 5, le solite, l'Emilia, la Toscana, non c'è la Lombardia. Non c'è la Lombardia. Non c'è la Lombardia, tra le reti oncologiche, la Lombardia viene nella seconda fascia, serie B, cioè quelle che... come dire, che funzionano in alcuni centri per particolari doti che hanno questi centri, eccetera. Nella terza, cioè in serie C, c'è Campania, ma anche altre regioni importanti, che pur provenendo, insomma, da una situazione negativa, però sono in miglioramento, quindi c'è un miglioramento che lascia ben sperare. E poi c'è un'ultima fascia, quella serie D, la chiamiamo noi in gergo calcistico, che invece è, diciamo, in uno stato di insufficienza. Ecco, quindi nella oncologia è l'organizzazione, la rete che è importante, perché la rete, ho letto, è l'insieme di tanti specialisti, partendo dagli oncologi, ma poi allargata ad altre specialità che concorrono a prendere in cura, in carico, il paziente dove c'è più probabilità che possa guarire, perché è meglio curato. Quindi è l'organizzazione che il nostro governatore De Luca in Campania deve potenziare, la capacità organizzativa e quindi la rete, la comunicazione tra le varie specialità. Credo che non esista struttura, dalle più banali, in cui l'organizzazione non sia il cardine. Sì. La rete oncologica è partita in Campania dal 2016, sì, praticamente. Quindi è abbastanza recente. Abbastanza recente, ma diciamo che abbiamo dei miglioramenti costanti, perché è chiaro che i primi tempi avevamo delle difficoltà, insomma, insite nel momento. La rete oncologica è strutturata in modo che c'è una piattaforma sulla quale tutti i medici che vedono per la prima volta un paziente con un sospetto oncologico possono inserire il paziente stesso, per sì. cui anche il medico curante può inserire il paziente in piattaforma e questo paziente poi viene preso in carico dalla struttura che in ha la disponibilità o anche corretta, più cioè, vicino sì, in maniera... Sì, sì. Sì. E quindi poi c'è tutto il braccio, diciamo, poi della rete oncologica sì, sì, sì. e il GOM, il gruppo oncologico sì. multidisciplinare. Diciamo, il nudo. Sì, e questo è la base, perché la base, permette sì. la discussione del caso clinico, di ogni caso clinico che viene affrontato per la prima volta dall'oncologo, dal chirurgo e dal radioterapista, quindi avendo, diciamo, un omogeneo poi iter terapeutico, sì, sì. diagnostico e terapeutico. Ecco, domanda finale che ci facciamo un po' tutti, ce la facciamo sempre. Cos'è che ci fa incappare, incorrere in un tumore? Cioè, ognuno magari preso dalle sue cose, no? Il lavoro,
la vacanza, il turismo, la famiglia, eccetera, non pensa, però ogni tanto ci pensiamo, perché poi vediamo morire tanta gente. Ecco, c'è un po' di genetica, leggo anche, c'è il caso, la sfortuna. Lo leggevo da un giornale americano, da una rivista americana su internet, ma bisogna dire anche le nostre cattive abitudini, bisogna dirlo, insomma. Ecco, secondo l'associazione Passi e l'Istituto Superiore di Sanità, fumo, alcol, sedentarietà e quindi obesità, sovrappeso, diabete sono i talloni d'Achille degli italiani, di noi italiani. Ecco, noi fumiamo, beviamo troppo, anche se non come gli americani o i tedeschi. E il fumo è il big killer delle donne. Io mi rivolgo soprattutto alle ragazze, alle donne, alle ragazzine, perché ho letto che cominciano a fumare a 13 anni, cioè già al ginnasio, insomma, al primo liceo oggi. Ecco, oltre a tante cose di cui si legge che bisognerebbe fare nella scuola, la scuola dovrebbe caricarsi di tutto, insomma. Ecco, non crede che a scuola si debba fare anche un'educazione istituzionale agli stili di vita? Beh, sicuramente. Allora, il DNA sicuramente, nasciamo un po' con delle sì. 20-30% ho letto. Ma, che, sì, ok, ma sì. Sono gli stili sono di vita, stili, sì. Sicuramente. L'epigenetica, lei, come ma la lei dico, diceva, sì, ma lei diceva il fumo, sì. Noi abbiamo il tumore del polmone che è enormemente aumentato nelle donne, sì, proprio sì. Perché è aumentato l'abitudine al fumo così. Nelle donne. È normale che l'educazione alimentare, l'educazione all'attività fisica sì. Va fatta nella scuola, ma diciamo anche nella famiglia, molte volte diciamo la prima scuola è la famiglia, sì, certo. Cioè io penso già il bambino, il neonato deve essere alimentato sì, già sì. Nella maniera corretta, perché una cattiva alimentazione è quella che poi ti porterà all'obesità, porterà a tutte le malattie metaboliche che sono molte volte se stesse poi la base per lo sviluppo di un tumore. Tanti tumori che sono di origine anche diciamo ormonodipendenti nascono sì, anche sì. Da questo, dall'accumulo di grasso, ci sono delle sindrome, il tumore dell'endometrio, il tumore della mammella che avvengono sì. Proprio per questo. E quindi lei che è oncologa, lo dica alle ragazzine di non fumare. Di non fumare, di non bere, di fare attività fisica, di non imitare gli altri. Di volersi, spesso di, il volersi, fumo, di volersi bene. Di volersi bene, e esatto. di rispettarsi. Il fumo poi alla fine è anche un'emulazione. Io vedo uno fumare... Sì. E sì. Magari dico adesso ci provo anche io, poi si prende l'abitudine. Ma noi diciamo alle donne, soprattutto alle donne giovani, non che, fumate. Ma il fumo sì. ti rende l'alito cattivo, ti fa venire sì, le rughe, sì, sì, quindi anche siete per un fatto... Siete antipatiche anche i ragazzi, un fatto i ragazzini. Estetico, sì, certo. No, ma infatti, si devono voler bene. Sì, sì.